Buongiorno a tutti, che dire? Ci siamo o non ci siamo? Stiamo preparando l'accampamento, prima breccata seria del 2024. Siamo in partenza, siamo io, Jacopo, la mia ragazza, e poi ci raggiungerà anche la ragazza di Jacopo. Siamo carichi, ci stiamo preparando, tra poco scenderemo in acqua e via tutto andare. Poi qui vi mostreremo architetture di ingegneria. No, le bestemmie, che ho detto che censurare tutto dopo. Scusa. Ecco, posto. Ci siamo, era troppo dritto. Perfetto. Cioè, è una roba assurda. Ma guarda, una tenda è giù, abbiamo già piantato i picchetti, canne. Ora scendiamo in acqua col gommone, andremo a remi. Questa è la situazione, ragazzi. Abbiamo calato due canne. Il motore purtroppo manca, ma abbiamo Jacopo che non ha paura e sa spingere. E non tra poco saremo in pesca completamente. Mancano un altro paio di canne da calare. Vedremo come andrà a finire. A few moments later. È partita, vai, vai, vai. Dagan, dai, che c'è? Dai, che sbrecca. C'è. Ah. Pompalo. È piccolo, Già stufo. Stanco. Devo prendere i guanti. Baiani. Occhio ancorino. Primo pesciotto, ragazzi, già partita una canna. Sono a malapena le 4 del pomeriggio e avremo da divertirci. Pesciotto su neanche il metro. Vai, boss. Una canna è già partita, ragazzi, come avete visto. Ora ci accingeremo a legare l'altra, se ritroviamo la break, perché non mi ricordo più dove è finita. Allora, dopo, ragazzi, che TZ Fishing mi ha danneggiato emotivamente, ci accingiamo a legare la canna che è appena sbreccato. Facciamo la nostra amata asola a sciogliere o a perdere. Torsiamo il nostro bel nylon 0,40. Metti in tiro, vai! Ciao, Dici. Ora andremo ad innescare il nostro carassione. Guaiu, ma si è il buon pesce. Un pesce a rischio Ronaldo. Wow, ma come si bello. Wow, sì, come mi spianze. Abusi sui bulbar. E ti
tipo... violenza, potrebbe essere. Su animali. Probabile. Allora, innescheremo il nostro pesce, evitiamo di mostrare il procedimento, ve lo mostreremo già innescato. Noi siamo sadici. Ci vogliamo male, io mi voglio male, al mio canale, anale. Andiamo a calare la nostra esca. Non sotto il gommone, per cortesia. Bravo, scappa di là. Posto, Jacopo, possiamo andare. Torniamo a riva. Con la nostra esca calata direi che ci siamo. Allora, siamo ufficialmente in pesca. Sto mangiando un pezzetto di banana. Siamo accampati, abbiamo tutte le canne in pesca. Non ci resta altro che aspettare. Le aspettative sono buone, un pesciotto è già uscito. Scusate, non si parla con la bocca piena, è vero? Momento. Abbiamo calato a remi perché il motore non ce l'abbiamo. Però per fortuna il mio motore è Jacopo, perché c'ha le braccia buone. Se non ci fosse stato lui sarebbe stato veramente complicato. Già più di una volta che pensavo di farlo, però. Sì. Se no, ti ho detto, io ieri andavo a comprare il motore. Le canne le abbiamo calate in questa maniera qua. Anche stasera in super avvisatori di Davide. Dormiamo sereni, Ceracat. Sono perfetti, bomba. Qua ora la fame inizia a farsi sentire, nonostante sia un po' presto, ma porello Jacopo non ha ancora mangiato nulla, quindi qua siamo, ci stiamo preparando con la griglietta. Intanto vi mostro la nuova tenda che mi ha regalato la signorina. Abbiamo già preparato il letto, materassino con tutte le coperte, e quindi stanotte stiamo pure al caldo. Facci vedere cosa hai portato di utile. Sale. E arome per carni. E arome per carni. Su. Vediamo. Adesso vi insegniamo come si fa a preparare degli arrosticini al top. Chiediamo già scusa a tutti gli abruzzesi. Veramente. Così, di prepotenza, si prendono tutti. Di cattiveria, prepotenza e soprattutto ignoranza. Uno, due. Perché lo sappiamo tutti, nella pesca ci vuole anche del comfort, quindi bisogna trattarsi bene, mangiare bene, bere bene e basta, cioè cosa stavate qua a aspettare che vi dicessi dell'altro? Dopo noi vogliamo presentarvi i nuovi modelli da noi studiati di picchetti per la Brackline, nonché la mente geniale di Jacopo ha progettato questo. Se interessati potranno essere investiti in azioni. Un umile tubo di ferro sbavato da... Io non ce la faccio. Al piro da scarano. No, da scarano. Da tavola. Ricoperto con il nastro adesivo. E un legnetto di supporto. Allora, la sbreccata deve ancora arrivare qua. L'altro picchetto tenuto dovrebbe tenere anche questo. Quindi dai, abbiamo fiducia. Io ho fiducia. E anche io ho fiducia nel nostro MacGyver. E ora direi che possiamo dare il via alle danze. Ciao ragazzi. Cin. 1 hour later. Com'è Jacopo? Merito. Merita? Dai che arrivo con la luce, pompa, zero riguardi. Dai che è bello, dai che è bello. Lo riesci a prendere, amo? Riprendi Jacopo. Ui ui ui! Ah che bello questo Jacopo! Pompa! Tira, tira, tira! Sempre cervello però, Renditi conto che deve arrivare, arriva. Ti dà fastidio? Jacopo, ah che è bello, te l'ho detto questo, sei andato giù piano, è bello. Ma il flash c'è? Vai Jacopo, vai. Ah che è bello questo, te lo dico io. Jacopo, non perdere lucidità. È che non vedo il filo ancora, tranqui. È venuto sotto questa riva. È sotto di qua? C'è da uscire? Anche se c'è da uscire in gommone andiamo, Jacopo, non è un problema. Bello. Anche, vuoi uscire? Anche io ho le palle quadrate stasera, possiamo uscire, non ho paura. Ci facciamo portare dal pesce. Vieni più avanti che puoi, passa le canne. Riesci? Ma Jacopo, devi stare più vicino alla riva possibile. Ti faccio luce io, segui. Sei a destra della canna, vieni qua. Io parlo che testate che tira. Dai, dai Jacopo che è bello. Dai che è bello questo.
Ci ho tirato in mezzo. Mezzo? Benissimo. Anche quando è qua sotto, zero riguardi, eh. Vai Jacopo, vai Jacopo. Dai che bello. L'avrò detto 25 volte. Metterò il dai che è bello counter. Dai, dai, dai che è qua sotto. Guanto, guanto. Due guanti secondo me questo. Amutin. Porca troia, la parte più bella del combattimento. Jacopo! Jacopo! Oh, la mala, 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 mala. Vieni qua che ti devo tirare giù il piombo e boa. Recupera. Tira, 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 tira. Ho acceso il wifi però. Cristo. Jacopo. Oh, che nave. Più tanto arriva a pezzo adesso. Basta Ciccio, basta. Dai che sei stufo. Hai trovato la corda, Jacopo? Io sì, l'ho trovata. Però non fammi questi scherzi. Scusa, è ripartito a bomba. Ah! Beh, che pancia! Jacopo, sì, così voglio, che mi fai emozionare, cazzo. Corda. Che tostore. L'hai fatto. Vacca di. 2 hours later. Sì. Jacopo, secondo pesce. Secondo me è bello anche questo. Jacopo, smettila. Bello. Ah, mi raccomando, è venuto a trovarci? Chi è venuto a trovarci? Top. Pezzo fishing direttamente da Padova. In live qua per voi. Ci siamo? Doppietta. Riesce a serrare un pelo o è grosso questo? Secondo me si è incastrato. Sì. Eccolo, dai, 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 pompa, pompa veloce. Pompa forte. No, si è slamato. No. Bello. Stai scherzando? Sì. Si è slamato. 4 e 20 circa della notte. Cosa siamo qua sul metro, pezzo? Il sonno, dico. Sonno, abbiamo tanto sonno. Ci ha svegliato sto mini pesce, neanche tanto grosso, un metro però, ciccione, sta cominciando a piovere e nulla, dai, lo liberiamo subito. Eccolo qua, dai, a casa, via. Pescata finita, 5 partenze, 4 pesci. Ora mostreremo il più bello che è venuto a trovarci stanotte. Siamo un pesce sui 181 cm, misurato un po' qua. È grosso, c'è molta stazza, non è lunghissimo, però ha una pancia esagerata. Pancia veramente gigante, una stazza impressionante. Come vedete è corto, non è lunghissimo, però mi sa che era una signorina questa. Dai, andiamo a mollarla subito. Allora, giustamente il pesce l'ha fatto Jacopo, quindi è giusto che lo rilasci lui. Dai, due parole, com'è stato? È stata una giornata molto impegnativa, perché ci siamo arrangiati il meglio possibile con il gommone, con i remi. È stato drenante, ma i risultati sono arrivati ed è veramente bel pesce, ragazzi. Cioè, molto veramente una bella cosa. Dovrebbe essere una signorina, ecco perché ha tutta questa stazza, 181 centimetri. Speriamo di dargli un'ossigenatina. Aspetta, con calma.
Arrabbiata. Cazzata dura. Dai, se se la sente allora falla andare. Vai. Via. Alla prossima, eh.